Parliamo di gelosia e delle diverse forme che questa può assumere. Ho già fatto diversi video, diverse interviste sulla gelosia. Una molto interessante che ti consiglio di andare a vedere se ancora non hai fatto è quella svolta con il collega e amico Angelo Collevecchio, dove ci prendiamo una mezz'ora, forse anche di più, in cui approfondiamo insieme appunto il tema della gelosia sotto diversi punti di vista, quindi quali sono le forme, quali sono le cause, quali sono i risvolti, quali possono essere i rischi a cui la gelosia espone la relazione, eccetera, eccetera. Lì trovi un sacco di approfondimenti. Oggi quello che facciamo è cercare di capire se esiste un solo tipo di gelosia o se invece questa può essere declinata in diverse tipologie. Nella fattispecie le varie ricerche scientifiche ne individuano quattro macro categorie di gelosia che poi, se declinate, servono per riuscire a spiegare la situazione specifica. Queste sono la gelosia di tipo emotivo o reattivo, la gelosia ansiosa o cognitiva, la gelosia possessiva e la gelosia proiettiva. Queste quattro diverse forme, tipi di gelosia servono per, appunto, come dicevo prima, riuscire ad inquadrare il problema e poi poterlo declinare nella situazione specifica. Vediamole con ordine e cerchiamo qualche approfondimento. Allora, la gelosia di tipo emotivo o reattivo è quella gelosia legata a qualcosa di effettivamente accaduto, cioè un fatto o potenzialmente una minaccia che è concreta, è reale e sentiamo possa suscitare una alterazione o all'interno della nostra relazione, quindi della relazione con il partner, o possa alterare la fiducia che noi abbiamo nei confronti del partner. Quindi la gelosia definita come emotiva o reattiva si spiega proprio così, cioè un fatto, qualcosa di concreto, accaduto, al quale noi reagiamo in una modalità gelosa, in una modalità appunto reattiva, perché di fronte al fatto sentiamo appunto un comportamento di, mettiamo in atto un comportamento di risposta che sostanzialmente ci fa dire: attenzione, questa è roba nostra, questa è cosa mia, sento in un qualche modo violato, minacciato il concetto, il principio di esclusività che io ho con la persona che amo. Dopodiché c'è la gelosia ansiosa o anche definita cognitiva, cioè è una gelosia agita non solo a livello emotivo, ma anche ad un livello mentale, principalmente connessa ad una sensazione di insicurezza, ad una sensazione di minaccia che vediamo ovunque, però più in termini ipotetici, cioè non legato al fatto che l'altro, il partner, abbia effettivamente tradito o potenzialmente tradito la nostra fiducia, ma è come se ci fosse una ipersensibilità, diciamo così, alle potenziali minacce, potenziali rischi che vanno a minare la relazione, per cui c'è sempre un continuo lavoro mentale, sia nell'andarli ad individuare, sia nel preoccuparsi per questi e per il fatto che poi possano effettivamente degenerare e concludersi, collimare con il tradimento piuttosto che l'interruzione della relazione e via discorrendo. Esiste poi la gelosia possessiva, ovvero quella gelosia legata alla proprietà, ovvero l'idea che l'altro mi appartiene, è roba mia, è qualcosa che non può essere in alcun modo condiviso con gli altri e quindi questa forma di possesso, che ovviamente poi rischia di diventare anche estremamente tossico, viene agito in una forma di controllo, anche talvolta violento, un controllo feroce sull'altro, sugli agiti dell'altro, proprio per aver certezza e rassicurazione che l'altra persona mi appartenga, che per, come dire, un certo verso in amore riesce a essere anche abbastanza comprensibile, no? Cioè l'idea che l'altro sia un qualcosa di per me esclusivo, al tempo stesso però è
potenzialmente molto rischiosa perché è un attimo che ci sia una tracimazione, un attimo che poi si trasformi in un qualcosa di tossico. In ultimo c'è la gelosia proiettiva, che è una forma di gelosia diversa da tutte le altre, cioè molto più legata non al fatto che l'altro possa commettere o abbia effettivamente commesso qualcosa che va a tradire la nostra fiducia, quanto all'idea che sentendomi io in colpa per alcuni miei agiti, per alcuni miei comportamenti, cerco di proiettare, appunto, cioè di attribuire all'altro la responsabilità o l'eventuale colpa. Faccio un esempio. Una persona, uno dei due partner, inizia a sviluppare un interesse, un'attrazione, non necessariamente un tradimento, però un'amicizia speciale, una relazione, come dire, un pochino più intima, un pochino più profonda, sente una connessione, ad esempio, con un'altra persona. Si sente in colpa per questo, nonostante magari non abbia agito niente, o si renda conto che questo è come dire, qualcosa di passeggero o qualcosa comunque che non va a minare necessariamente la relazione, però sentendosi in colpa per questo attribuisce, cioè quindi proietta sull'altro, sul partner, il proprio disagio, attribuendo all'altro una qualche responsabilità, quindi diventando nei confronti del partner geloso o gelosa, nonostante di fatto il partner non abbia fatto niente, perché è lui o lei ad in un qualche modo sentire che si sta muovendo in una direzione lontana rispetto alla coppia, rispetto al percorso che la coppia ha intrapreso e che sta potenzialmente appunto percorrendo. E quindi il senso di colpa, il disagio che si prova nel sentirsi attratti, nel sentirsi portati verso un'altra persona, viene agito in una forma gelosa, appunto, proiettando questo senso di colpa e quindi questa responsabilità sull'altro e attribuendo all'altro eventuali colpe e diventando geloso o gelosa, insomma, nei suoi confronti. Queste sono le quattro diverse forme di gelosia, quindi c'è una gelosia di tipo emotivo-reattivo, una ansiosa-cognitiva, una possessiva e una proiettiva. Riuscire a capire quale o quali gelosie, quali tipologie di gelosie vive la tua relazione o il tuo partner o te in prima persona ti permette di capire poi anche dove e come andare a lavorare per far sì che la gelosia non vada a condizionare o potenzialmente alterare e rovinare, ledere la tua relazione.